Chissà se domani sarà ancora così. O tra 30 anni. Le tragiche vicende della mia vita mi hanno reso una persona triste. Cerco di essere realista e la realtà mi rattrista. Essere tristi o felici non fa tanta differenza. Penso spesso al senso della vita e arrivo ad una conclusione logica. Siamo solo il prodotto di miliardi di esplosioni galattiche, una sequenza incalcolabile che ha origine al centro dell'universo. E noi, impavidi, tedofori, conduciamo la fiaccola per il tempo che ci è concesso. Perché costruire una buona immagine di sé? Ma sarebbe impossibile filare dritto senza preoccuparsi di nulla di ciò che ci accade. Io me ne preoccupo al punto di scriverci un libro. Sono una persona triste, in fin dei conti. Non so, la vita mi ha insegnato questo, prima di lasciare la fiaccola ad un altro. E così via. Per sempre. Per sempre. Grazie mille. Ma di che, commendatore? Di tutto. Non si preoccupi, dottor. L'importante è che il libro sia venuto bene. Sì. Lo spero. E cosa farete da domani? Ma non si sa. Ma uscire un po' da giro, sa come sono 10 anni che avevo lavorato solo per voi. Almeno però sappiamo che per stasera ci sei via una biglietta. Sì, ma che papà è una biglietta. Come è dato, se volete farci l'onore, te vieni con noi. Non famo tardi, io sono menasoiola, merei con piedi. Però una biletta, ce l'ho. No. Come volete. Ma dico, da domani non si vedemo più. Ho 10 anni. E dico, pare sono l'unico che pensa che dovremmo piacere una biletta assieme, almeno. La vostra musica è stata determinante per me. Non sarebbe stato lo stesso, non sarebbe stato lo stesso. No, ma siamo contenti, come dato. Non dico di no. Ci fa piacere che mi piace sguazzare nella tristezza. Però abbiamo suonato quello che ci diceva lei. State zitto. No, vabbè, Marce, io non voglio di niente, però insomma, è il lavoro nostro, abbiamo finito. Stiamo parlando un po' in santa pace. Commentatore non c'ha voglia di discutere. Ma non c'ho voglia manco io, c'ho i piedi dolci da 2 ore. Ah, certo, secondo me il commentatore andiamo. Ma che me stai abbaiando? Ma, signori, scusate. C'è stato qualche problema, qualcosa in cui io sono venuto mancare. Almeno non si ha sentito, gli sta salendo. Che cazzo sta a dire, Marce? Come da tu, mi scusi, ma dopo 10 anni canzoni tristi, 10 anni un po' di rodimento di culo, a parlare un po' di sta vita, di sta morte, del perché dell'universo, può dire un po' pure la sua? Può dire? Certo. Ma credevo che vi piacesse suonare per questo progetto. Insomma, siamo stati insieme per 10 anni. Sì, ci piace, come è andato, ma come potevo dire? Se andate a dormire col culo che berote, poi vi svegliate col dito che ve puzza. E sta a scorreggiare il teschio. Non capisco, ragazzi. E ci credo che non capisce. Sono 10 anni che sta triste. Manco una risata avevo potuto suonare. Un darzer. Un altro cazzo di musica un po' più divertente. Baciata.
Pensate che io sia triste? Ditemi la verità. Hai commentato? Ma che stiamo a fare? Il bagaglino. È triste. È triste, sì. Quello che mi voleva di... un bel po' di tempo. Io vi capisco. È il momento del fregnone. E per tutti. Ognuno di noi c'ha i cazzi sua quando torna a casa. Ma la vita è bella. La vita è bella. Ci stanno gli amici. Ci sta la birra. Ci sta i pupi, il capitano. Ci sta l'aria dei monti. L'aria dei monti e dei montacci. Dove vuoi sta fermo? Dici? 10 anni? Ha commentato per 10 anni a portarmi la carriola dei coglioni. Sua moglie l'ha lasciato? Il mondo era merda. Ti sei infilata la goccetta gelata nel colletto della camicia. Non mi sembra il caso di farne una tragedia. Ripigliati. Va per strada a fare, cacciara. Sennò qua si fa maggiorno. Sfarcati. Sfarcati un po' sul divano, sul quanto cazzo ti fa, non fa niente un giorno. E basta con sta cazzo di vita, del perché, chi siamo, non torniamo, non veniamo. Commenta tu. È il libro del perché. Sta sotto il culo di Pasquino. Ripigliati. Questo non serviva manco con la cinepresa. Andiamo, se ne va. Che per fortuna è l'ultimo giorno che mi rompo i coglioni. Tranquillo. Ma ripiglio. Mi serve. Gianfranco ce l'ha con voi, Se solo rotto i coglioni che se dovrebbe sta così. E noi che dobbiamo fare? Noi che ci abbiamo manco i soldi per comprarci. Fazzoletto e piano. Se riguardi. No, Gianfra. Prima l'archè babbaro e poi una biretta. Com'è andato, che forza! Au, vi voglio vedere allegro! Però c'è l'accento un po' strano, eh? State zitto, Gianfra. Perché mi chiedevo, fa che sono l'unico che sente questo accento di cazzo? Stai sempre a guardare il capello, il commendatore non ha voglia di parlare d'accento. Non vi state a preoccupare, c'è un accento di cazzo. Come il vostro. Ma come un po' Roma capoccia? Ah no, quello no. Ma come no? Famolo dopo. Ma famolo adesso. Non abbiamo capito ma vissuto, vogliamoci sto momento. Commendatore, quella non si può fare, è da regolamento. Ma una volta passati i titoli... Non è quello che cazzo ci pare.